Un saluto da Lourdes. Ricordate, proprio un mese fa, esattamente un mese fa, più o meno verso quest'ora, arrivava l'annuncio a tutto il mondo della rinuncia di Papa Benedetto XVI all'esercizio del ministero petrino. Noi siamo tornati qui a Lourdes per sapere anche come è stata vissuta l'attesa del conclave e come si apprestano ad accogliere il nuovo Papa. Abbiamo degli ospiti che parlano italiano, vengono da varie parti d'Italia e sono qui a Lourdes. Iniziamo da Suor Leonia. Suor Leonia è un personaggio qui a Lourdes. Perché? Perché accoglie i gruppi di pellegrini italiani, anima la celebrazione eucaristica ed è una campana. Lei dice una napoletana, ma viene dalla costiera amalfitana. Allora, Suor Leone, che ci fa una napoletana, una suora immacolatina, vero? Qui a Lourdes. Noi facciamo l'eco della Madonna di Lourdes. Lei ha chiesto preghiera e penitenza. Noi cerchiamo con i nostri metodi, con il nostro modo di parlare, semplice, magari sorridente, accogliente, e diciamo che l'unica cosa necessaria nella vita è la preghiera che ci aiuta a fare un poco di penitenza. Ecco, come è stato vissuto questo periodo di attesa del conclave, mentre i cardinali erano riuniti nelle congregazioni generali? Ecco, alla comunità di Lourdes, la comunità italiana, ma anche la comunità di pellegrini che viene qui a Lourdes, come ha vissuto questo Sì, momento? in un clima di preghiera. Si è solamente pregato, stiamo solamente pregando, anzi ci prepariamo anche per domani, sarà una giornata di penitenze e di Dell'inizio del preghiera. conclave. Sì, penitenze e preghiera, questo è quello che stiamo vivendo molto forte, ma non solamente noi, pure i pellegrini che vengono, perché ormai eravamo affezionati a Benedetto XVI e quindi questa cosa ci ha preso di sorpresa. Ecco, questa mattina abbiamo parlato di vocazioni femminili, vocazione alla vita consacrata, Suor Leonia, una immacolatina, e qui c'è anche Suor Caterina che fa parte della comunità delle Beatitudini. Tu da dove vieni? Dalla Sicilia, dall'Alicata in provincia di Agrigento. E voi, la vostra comunità qui a Lourdes, come ha vissuto questi giorni? Nella preghiera e nell'attesa, soprattutto nella preghiera, lo Spirito Santo per tutti i cardinali che devono un po' riflettere sul come, sul chi, ecco, pregare allo Spirito Santo che illumini i cardinali e poi che tutta la Chiesa proprio possa accogliere il nuovo Papa che il Signore ci darà, insomma, nella Ecco, preghiera. grazie. Non ci sono solo consacrate, ma ci sono anche dei laici e io voglio farvi conoscere Andrea. Andrea, vieni qua. Andrea, che è un cantautore, si trova qui a Lourdes, lo vedete qui con la chitarra. Perché? Perché lui ha vissuto il momento dopo la morte di Giovanni Paolo II. Tu eri a Roma. Sì, io ho fatto il. Oddio. Allora, io ho fatto il militare a Roma nel Da dove 2004. vieni tu? Io sono di Palermo. Ho fatto il militare nel 2004 e l'anno successivo, quando c'è stata la morte del Papa, io ero là, l'ho vissuto, ho fatto 10 ore di fila, ho visto la tomba di Giovanni Paolo II, è stata un'emozione fortissima, gli elicotteri, tutta la gente, la grande folla da tutto il mondo. Difatti ho avuto l'ispirazione poi di scrivere una canzone. Ne parleremo tra un momento. Intanto spieghiamo perché sei a Lourdes, cosa ci fai a Lourdes? Allora, intanto la forza, lo spirito della Madonna mi ha voluto qui perché mi ha detto tu devi creare la tua famiglia qui. Io sono partito da Palermo, ho fatto 970 km, Genova-Lourdes, con la macchina carica proprio per creare la mia famiglia, il mio futuro. E, grazie a Dio attualmente già lavoro, soltanto Quindi ti dopo un sei mese. lasciato ispirare da quello Esatto, che sì. ti suggeriva la Madonna, suggeriva al tuo cuore. Allora, ha parlato di questa composizione in onore di Giovanni Paolo II. Tu l'hai composta dopo la tua esperienza lì a Roma, e quindi hai immaginato questo Papa, questo angelo bianco. Come si intitola la canzone? Il brano si chiama L'Angelo Bianco. Allora, vi facciamo ascoltare, chiaramente non abbiamo tutte le strumentazioni del caso per farvi arrivare l'audio pulito, però vogliamo farvi ascoltare almeno una strofa e il ritornello. Ok, vediamo come viene. Continuamente ritorna in me la folla che ha soffocato Roma di tanti viaggiatori.
portando a San Pietro quell'ultimo saluto a quel Papa dal cuore d'infinito. Tanti colori uniti a pregare, tutti che piangono davanti al suo altare, ed elicotteri intorno a vigilare. Quel momento vi voglio raccontare. E no, il mondo non finisce qui, anzi è più forte, perché c'è l'angelo bianco coperto di sole, con un quaderno di poesie d'amore. Benissimo, ecco, abbiamo sentito un piccolo assaggio di questa composizione, L'Angelo Bianco. Lui si chiama Andrea Gioè e viene da Palermo. Allora, continuiamo a farvi conoscere le persone che animano anche questa città mariana ai piedi della grotta di Massabiel, e scopriamo Palmino. Palmino, vieni un po' vicino a me. Palmino fa parte della comunità Giovanni XXIII e da qualche tempo qui a Lourdes, e qui anche con una sua figliola e con una persona speciale che hanno, tra virgolette, adottato. Allora, spiegaci un po', Palmino, tu da dove vieni e cosa ci fai qui a Lourdes? Io sono di Roma. Sono a Lourdes perché con la nostra comunità abbiamo risposto un po' a una chiamata, siamo stati confermati nel venire a vivere a Lourdes in un primo momento proprio come luogo, come presenza di preghiera per la comunità intera. Nel 2006 Don Oreste Benzi, nell'ultimo viaggio, ci ha portato in pellegrinaggio a Lourdes. E Don Oreste Benzi, il nostro fondatore, è morto a ottobre del 2007, il 1 novembre 2007, e quindi niente, il responsabile generale ci ha chiesto luoghi di fede, uno di questi luoghi, e qui siamo venuti con la nostra famiglia a vivere qui. Una famiglia ben grande. Sì, sì. Quanti siete? In questo momento siamo in 11, ecco, siamo mia moglie ed io. Adesso mia moglie è andata a prendere i bambini a scuola e poi arriverà. Poi c'è Daniela, che è sorella. Spiegaci chi è Daniela. Daniela ha 54 anni, è una sorella di comunità, lei è una fa parte della nostra comunità, confermata nella stessa vocazione, lei vive lo specifico dell'espiazione, cioè dona la sua sofferenza al Signore proprio per la salvezza del mondo, ecco. E poi c'è anche la tua figliola? Josephine, sì, lei si avvicina ai 18 anni, è qui da 2 anni e mezzo, sta facendo una scuola qui in Francia. Ecco. Possiamo sentirla? Lei, ecco, come vivi questo momento privilegiato così della tua vita qui a Lourdes? Beh, io adesso sono a casa famiglia, è stata bella perché non me l'aspettavo. E vivere a Lourdes per me non lo so neanche dire, perché è un insieme di cose e anche di vita che ti unisce a essere qua. Ecco, Palmino, abbiamo parlato anche prima dell'attesa del nuovo Papa. Come comunità Giovanni XXIII, nella tua famiglia, ma anche a livello di comunità in generale, come avete vissuto questo momento? E secondo voi il volto che dovrebbe assumere la Chiesa guidata dal nuovo Pontefice? Allora, il primo momento non nascondo che è stato di sconcerto, ecco, perché dopo l'esempio di Giovanni Paolo II, no? Abbiamo avuto un attimo di sconcerto, ci siamo guardati tutti negli occhi, siamo corsi tutti dai pastori a chiedere, ecco, come anche qui a Lourdes siamo andati da Monsignor Brouvet a chiedere spiegazioni, numi, com'è possibile. La domanda è davvero sceso dalla croce, ce la siamo fatta, non è che... Poi abbiamo capito anche qui nel pellegrinaggio di Santa Bernadette, no? Monsignor Brouvet anche ce l'ha spiegato in maniera molto chiara, questo esempio di libertà proprio, questo esempio anche di forza e di umiltà di Benedetto XVI, ecco. Quindi adesso siamo qui in preghiera, ecco, anche noi. Che volto dovrà avere il nuovo successore di Gesù? Un volto sicuramente vicino alle famiglie. In questo momento la Chiesa, il popolo del Signore deve testimoniare attraverso la famiglia, ecco, questa piccola Chiesa
la forza, ecco, dell'annuncio, ecco questo, una vicinanza alle famiglie, alla vita, la vita che sentiamo, viene tanto. Sentiamo anche, grazie, sentiamo anche la stessa domanda la faccio a Suor Caterina. Ma penso che il Papa di domani deve continuare un po' nella stessa linea di Benedetto XVI, che ci ha istruito in questa via della verità, che a volte è molto difficile da proseguire, da accettare, anche contro tutte le lotte, le reazioni a destra e a sinistra. In questi anni ci ha insegnato come far verità libera e rende veramente liberi in Cristo, e penso che questo è molto importante per il futuro Papa. Non abbiamo sentito, rimane lei. Valeria. Valeria, vieni un po' più vicino a me. Allora, tu perché ti trovi qui a Lourdes? Perché ho ricevuto due grazie importanti nella mia vita, la malattia dei miei genitori, e questo mi ha permesso di regalare appunto questo viaggio a loro, e la Madonnina mi ha fatto il dono proprio della guarigione di tutte e due, e quindi mi ritrovo qui per suo volere. E quindi la ringrazio, perché vivere qui è veramente una cosa speciale. E lo dico a tutti di venire a Lourdes, perché è un posto di fede e di speranza. Speciale. Speranza. Sentiamo allora ancora André, e sicuramente avrai pensato anche a una composizione per il prossimo Papa. Beh, mi affido all'ispirazione. A volte ho scritto anche canzoni mentre aspetto alla posta dietro il bollettino postale. Quindi quando verrà l'ispirazione giusta, la scrivo. Io questa qua l'ho composta 2 anni dopo, ad esempio. La morte di Giovanni Paolo II. Sì, nel 2007. Ecco, e secondo te che volto dovrebbe avere il nuovo Papa? Quale sarebbe l'identikit del prossimo Papa? Ma io lo vedo un Papa nero questa volta. Non so perché. Bene, mi ispira fiducia, bontà, mi ispira questo. Staremo a vedere. Allora, sentiamo per ultima Suor Leonia, Dulcis in fundo. Allora, il volto anche della Chiesa, diciamo, che si avvicina così ad eleggere il nuovo pontefice. La Chiesa come dovrebbe parlare in questo momento al mondo? Sinceramente questa è una domanda che io la lascio al cuore di Dio. Il nuovo Papa, Gesù sa come deve essere, e sicuramente il nuovo Papa avrà il volto di Gesù. Misericordia, giustizia e tanto amore, di quello che ha bisogno l'uomo d'oggi. Io credo molto abbandono alla provvidenza, lasciamo fare le cose alla provvidenza. Noi siamo arrivati qui dopo 129 anni, la nostra congregazione. Immacolatine, volgarmente detto. Sì, immacolatine, perché c'erano le suore dell'Immacolata, quindi nostro padre fondatore Francesco Gattolo, napoletano, ha voluto un atto di umiltà invece di Immacolate, Immacolatine. E quindi lasciamo questo alla provvidenza. La Madonna ama la Chiesa, è la Chiesa di suo figlio. Io non me lo pongo questo problema, perché la base della mia spiritualità è l'abbandono in Dio. Ci penserà Gesù. E da questo osservatorio privilegiato che è Lourdes, sì, voi avvicinate tantissimi pellegrini. Sì. Notate, ecco, qual è secondo voi, quello che avete potuto vedere, il loro atteggiamento di abbandono? Io sinceramente ho fatto la mia formazione in Italia, poi l'università in Messico, poi la missione sempre fuori dall'Italia. E sinceramente devo dire una cosa molto bella: sono orgogliosa di essere italiana, dei miei italiani, perché quando vengono io scopro in loro qualche cosa di bello, di grande, solamente che noi italiani è difficile metterlo fuori. Esatto. Magari mettiamo fuori... Però qui a Lourdes è tutto un altro discorso. Si mette in la preghiera, la sofferenza, tante persone vengono per soffrire. Per accettare la loro sofferenza. E per offrire la loro sofferenza. Grazie a Suor Leonia, grazie a tutti i nostri ospiti. Noi ci ritroveremo ancora qui da Lourdes per raccontarvi le attese, come si vive l'attesa del nuovo pontefice qui in questo posto davanti alla grotta di Massabielle. Arrivederci, grazie. A voi. Grazie Francesco.